Cominciamo. Bella a tutti ragazzi, siamo i Laziali senza tempo, io sono il Zic, lui è Diego e questo è il post partita di Cagliari Lazio, quindi da 0 a 2 per noi. Bella partita, soprattutto in gran forma Marusic, che praticamente ha fatto due assist. Il secondo Clamoroso, è proprio incredibile da PSG. da PSG, Ecco perché proprio. lo vuole. Ma io secondo me a sinistra gioca meglio che a destra. Ma sì, secondo me è destro lui, quindi tranquillamente, per esempio il secondo gol che abbiamo fatto, l'assist, a destra non l'avrebbe mai fatto, perché ha fatto uno stop a seguire Di col tacco tacco, col tacco destro. destro, la sinistra sicuramente non l'avrebbe mai fatto, quindi può giocare benissimo, anche se sicuramente la giocherà Fares, e giocherà a destra. Sì, però giocare a destra comunque è una riserva dei Lazzari a destra, può essere anche una riserva di fare a sinistra. Ci vuole comunque. Non so se ci arriverà un altro perché c'è Lukaku, ma Lukaku continua a fortunarsi, non ci puoi contare, ma sicuramente non arriverà un altro a sinistra. Mettiamo comunque che Lukaku non sarà mai in titolare, entra sempre a partita iniziata, già fa qui un quarto d'ora, 20 minuti esplosivi, però è un giocatore che Non ci se puoi contare, fortuna non sempre, ci ci puoi può contare. contare. Però c'è Javaan Anderson pure, che è un Sì. esterno, c'è un po' tutti, c'è anche Arcetti. L'ultima due partite ha fatto vedere che comunque è uno che ci mette tanta corsa, tanta forza, Sì. quindi potrebbe essere una buona alternativa a Fares. Gol di Lazzari, il primo, e diciamo un po' fortunoso, difesa del Cagliari, non impeccabile, sotto gol invece del grande Ciro, oggi capitano, che adesso non ha Non azzeccata una. niente, non facciamo stop bene, i passaggi facevano mezza bocca. I passaggi Ciro non ha azzeccato uno, cioè pure i stop li faceva veramente male. Però per fortuna è arrivato il gol, quindi diciamo che dopo si è un po' ripreso, ma proprio dal secondo gol il Cagliari è morto, Sì. Sì, sepolto. Sono stato molto contento di questa cosa, perché se no c'era il rischio che prendiamo l'1-1 e poi non ci risvegliamo più. no, intanto stiamo vedendo Inzaghi contento e Ranieri scontento. E se andate a controllare, cioè dal 2-1 che eravamo rimasti 3-2, 3-2 il Benevento. incredibile, le streghe. E quindi Tiziano, ma sai che l'ha acchiappata. 3-2, Incredibile. Vabbè, noi ci vabbè. giochiamo. Ricordiamo che abbiamo un altro canale su YouTube, ma soprattutto su Twitch, in cui facciamo live Esatto. lunedì e venerdì, più volte anche giovedì, e Bard e Varo, facciamo altri tre colleghi, chi della Roma, chi della Juve, quindi insomma molto interessante, se cioè, potete seguirci, però Lasciamo il link qua sotto in descrizione. Comunque, ritornando esatto. alla partita, io ho visto una Lazio. Bene, una bella Lazio, più che altro. Quasi come l'altro anno, cioè ovviamente sì, i giocatori erano sempre quelli, ecco, se avete il gol di Lazzari, fortunato in realtà, però sono contento per Lazzari perché mette sempre, dà sempre il fritto, Sì, mette grande sempre il partita pure oggi, suo, grande e partita ragazzi. la Lazio è quella dell'altro anno, non c'è niente da dire, gioca come l'altro anno, abbiamo visto anche i nuovi inserimenti Sì, i nuovi acquisti sono entrati, sia Scalante che Acquacolo, quelli disponibili, vediamo Ricci, sta male dove sta. E Fares, se nessuno viene venduto, non potrà essere ufficializzato, quindi non si saprà. Quindi se qualcuno lo lasciamo a casa, basta, lo Sì, tiriamo fuori dalla rosa, perché ecco eccolo, il grande grande stop da gol, grande seguire stop. e Sembrava un grande po' assist. Cassano contro l'Inter, quel famoso gol, penso il primo gol in Serie A di Cassano, Beh, sì, è vero, è quello là, proprio proprio il famoso. rientra la passata, piattone di Immobile, gran gol. Sì, io pure ho visto la Lazio bene, certo ancora qualche meccanismo, non so, arrugginito forse. Soprattutto i rinvii dal fondo, ragazzi. I rinvii dal fondo stanno come l'altro anno. Io non Che capisco questi sta schemi. stracoce, che sta a mezz'ora fermo in Con due sottopassata. difensori vicini, poi sento Arlotta, tipo passa a te, ma poi invece la passo La all'altro. passa a quello, palla a Milinkovic. Milinkovic è rimasto indietro, tiro lungo e non ha nessuno perché Perché ci sta Milinkovic? Milinkovic. Infatti non so, non si capisce. Ogni tanto Inzaghi c'ha queste idee strane. Comunque, la partita controllata, il gol del quarto minuto del primo tempo, per tutto il resto del primo tempo, Lazio ha provato a raddoppiare, è arrivato vicino un paio di volte, anche con Soprattutto nel primo Immobile. tempo. Nel secondo tempo siamo un Cominciato po'. male. Sì, è cominciato veramente male. Il Cagliari, infatti, si stava rialzando la testa. Ricordiamo, Simeone ha sbagliato un Mamma gol mia, se faceva incredibile. quel gol era dura che a palla. Perché ho detto sull'1-0 per noi. Il secondo tempo, se lo facevano l'1-1, era molto difficile riprendere la partita. Perché noi, secondo me, a botta psicologica la prendevamo. Sì, ancora non siamo molto convinti delle possibilità. No? È una squadra comunque strana, la Lazio. Comunque, ripeto, buona impressione delle nuove entrate, Scalante soprattutto, ordinato,
sa quello che fa, qua però ha fatto un tunnel incredibile. Ha fatto un tunnel incredibile, però non ha fatto Niente di niente che. di che. Comunque si vede che un mobile è veloce, è molto veloce, ci manca un centrocampista veloce, ha tutti i lenti, ha centrocampisti nostri. Parte Parolo, che oggi è entrato Difesa. in difesa, perché ricordiamo che oggi avevamo difensori in panchina, con Vavro e Luis Felipe malati, cioè malati, insomma, Infortunati. infortunati. Hutt, grande ritorno che è arrivato ieri, però a Fiumicino. E Bastos, che sono messo fuori rosa, insieme a Perché Wallace. non vanno a via? Bastos non vuole andare in Turchia, cioè non vuole andare in Arabia, dove è richiesto, o a Dubai, non mi ricordo, lui vorrebbe andare in Turchia, ma in Turchia non vanno a spendere i soldi per comprarlo, vabbè. Quindi vedremo come andrà a finire. Qualcuno deve andare Qualcuno deve andare via, via. Per perché fare traffare, perché non so dove soprattutto. comprare a fare. E Correa, anche una buona Davvero, sì. partita di personalità. Correa forse stanno al fantacarcere da comprarlo perché sembra più esplosivo del solito, diciamo. Sì, poi col fatto che c'è stato un rumor sulla Juventus che è interessata, secondo me, lui è uno dei giocatori che si fomenta per questo. Infatti ha fatto delle cose, ma comunque secondo tempo è stato sostituito da Caicedo perché è un po' calato. E vedremo che succederà nella fine del mercato. Quant'è? È 6? Quando Il finisce? 5 finisce il 5. mercato. Quindi sì, manca poco. Speriamo. Inzaghi ha parlato comunque con conferenza, in conferenza che con Lodi ha detto ci servono giocatori. Difesa sicuramente uno se lo devo comprare. E Soprattutto da poi a centrocampo. centrocampo per forza. E anche Tare ha detto che oggi è stato intervistato in prepartita, ha detto che il calciomercato non è finito. Speriamo che ne esce Arawi. Quello che, torna, Esatto. che arriverà alla Lazio perché a sinistra, sinceramente, dobbiamo cambiare praticamente formazione per far giocare Shaarawy A quanto 4-3-3. pare è vero che lui stava a Formello, è Sì, vero quello perché sì. dice c'ha degli amici, ma gli amici c'ha, ma dall'altra parte, questo sa che è 16 milioni all'anno. Ha fatto un anno e ritorna per prendere 3 milioni al massimo. Secondo me no, Shaarawy non sarà mai giocato Vabbè, gioca in alla Lazio. panchina perché Shaarawy deve far titolare nella Lazio. Deve entrare nei schemi, deve trovare la posizione perché dovrebbe cambiare o si adatta all'esterno al centrocampo o devi cambiare No, formazione. secondo me oggi pure De Angelis si diceva lui può giocare anche a sinistra largo lì perché uno si sacrifica, però no, cioè anche se sacrifica non ce l'ha. Quello insomma ce l'ha le capacità, l'attitudine dell'esterno di sinistra che ti rientra a Se, difendere. come la vedo io non è il giocatore della Lazio, c'era qui. Cioè, per la Lazio, Per la Lazio è un bel non ci giocatore, serve. non ci serve. Ci vediamo Correa, anche Correa. La clausola di 80 milioni è scaduta il 31 luglio e quindi anche se si è prolungata la stagione scorsa comunque non varrà però penso che l'offerta della Juve di 50 milioni, cioè l'obbligo di riscatto di 50 milioni, però con un prestito di 2 anni, la Lazio non Non l'accetta. esiste, o me dai i soldi subito, lo dico, dici, oppure non te lo do, perché tu dai in prestito un giocatore che a me serve comunque in attacco. Non c'ho neanche i soldi per comprarmelo un Esatto, sostituto, e io quindi, non lo voglio un sostituto. ma che te lo fa? C'è È come dire. Caicedo. Caicedo è entrato oggi, ha sportellato, ha preso un po' di calci. Noi i pantaloni li volevamo Sì, ma in bene, attacco secondo me stiamo bene, totali. secondo me adesso non devi comprare nessuno, a meno che compri uno veramente forte all'esterno. Però, come ho detto, dovresti cambiare un po' le gerarchie in campo, posizione, formazione e tutto il resto. Sì, no, A centrocampo. va bene così. Ci aggiorneremo. Penso che va bene così come post Sì. partita. Questo è un canale, questo è il primo video del nostro canale, ragazzi. Quindi vogliamo fare Dici. concorrenza a Ghiottone, Stramacci, Campanile e al grande Falconero Che che siamo bravi vabbè tutti, salutiamo grandissimi. e quindi Diteci cosa pensate di questo concorrenza video. questo Scrivici canale. tutti i commenti, dici più che altro come hai visto questa Lazio e ci vediamo al prossimo video che sarà la reaction alla partita. Sì, è già fatta, la taglieremo e la monteremo e c'è anche uno special guest, il nostro padre che bestemmierà, non lo vedo in faccia, bestemmierà durante il finale della partita. Quindi ci vediamo prossimamente. Dai, bella raga.